illuminato di coltivare. Piero Della Francesca torna, seppur sotto forma di ologramma, nella propria casa dove nacque, visse e operò gran parte della sua lunga vita e morì il 12 ottobre 1492. Alcuni locali della casa di Piero Della Francesca, che attualmente ospita la biblioteca della Fondazione, sono stati riallestiti, trasformando così la casa in un museo virtuale della vita e dell'opera del grande artista abiturgense, grazie all'installazione di avanzati strumenti multimediali. Si aprirà al grande pubblico, sarà finalmente aperta in questo primo periodo per 3 mesi, anche grazie a molti volontari, in modo di cercare di avvicinarsi sia al pubblico locale, sia agli studenti, sia ai moltissimi turisti che desiderano vedere la casa. Abbiamo cercato di riproporre all'interno di queste mura la presenza di Piero Della Francesca e abbiamo deciso, a fronte di molte altre presentazioni che parlano di Piero pittore, di privilegiare agli inizi Piero geometra. E oggi essere qui e pensare di aver contribuito alla riapertura di questa casa e aiutare a restituire alla città un qualcosa che può diventare la casa dei cittadini di San Sepolcro è per me motivo di orgoglio. Un percorso emozionale, uno specchio magico ed infine una sala polifunzionale per rivivere appieno l'esperienza pierfrancescana sospesa tra reale e virtuale. Tutto abbiamo fatto tornare Piero Della Francesca in un primo spazio dove Piero appare sotto forma di ologramma e racconta del suo pensiero matematico prima di tutto, che è l'origine della sua arte. Poi altri spazi sono questo dove ci troviamo, la stanza dello specchio, possiamo chiamare, dove figure solide, poliedri, tridimensionali appaiono guardandosi allo specchio. Abbiamo una sala che abbiamo trasformato da sala conferenze tradizionale a una sala polifunzionale, possiamo dire, dove c'è un touchscreen dove è possibile consultare tutte le opere di Piero Della Francesca, il catalogo completo. Il touchscreen è collegato a una videoproiezione su un grande schermo e quindi il visitatore può consultare il touchscreen e far vedere a tutti quello che sta consultando.